mi pare pacifico che Salvini sia lo stravincitore di queste elezioni, gli hanno fatto uno contro tutti e ha stravinto. A questo punto toccherebbe agli sconfitti, numero uno, ammettere la sconfitta anziché, come fa il PD, festeggiare non si capisce bene cosa. Numero due, ascoltare gli italiani, altrimenti è la solita cosa, come con Trump, come con Brexit, come con Bolsonaro, come con i sovranisti. Prima gli sconfitti non capiscono, poi danno dei fascisti ai vincitori e poi danno degli analfabeti agli elettori. Questo è il miglior modo di perdere la prossima volta. C'è un solo grande vincitore questa sera della Lega, di Matteo Salvini, con la grande campagna di Matteo Salvini, tre cose: social, territorio e il suo personaggio in TV. C'è un grande sconfitto che ha impostato la campagna elettorale come una campagna militare, paralizzando l'attività del governo e del Movimento 5 Stelle. Ha vinto la Chiesa, hanno vinto i valori cristiani, che sono interpretati da Salvini e non dal Papa. Ha vinto sicuramente la Lega, è stata una vittoria dell'ala più reazionaria della politica italiana, diciamo così. Ha perso sicuramente il Movimento 5 Stelle e poi c'è il PD che è rimasto lì. Parti invertite, oggi è la Lega che guida e i 5 Stelle che sono arrancano. Gli italiani hanno rigettato, hanno rifiutato il Movimento 5 Stelle, lo hanno provato come si può provare un nuovo prodotto di supermercato per vedere gente nuova, non gli è piaciuto e lo hanno sputato via. Questa è la prima parte, poi verrà il resto, quindi è destinato a sparire. Certo, vince la Lega, che rappresenta il vecchio centrodestra potenziato con un radicalismo che ha reso, ha cominciato con l'immigrazione. Quindi c'è